Ciao a tutti e bentornati su Abishop. Finalmente è arrivata la stampante 3D che aspettavo. Si tratta della Creality Ender 3 versione S1+. Oggi andremo a vedere cosa c'è qui dentro. Faremo un veloce unboxing, montaggio e poi alla fine faremo un po' di test. Ma se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi al mio canale, mettetemi un bel like se vi piace il video e premete anche la campanellina, in maniera da rimanere sempre aggiornati su quelle che saranno le ultime novità. Ma se per voi va bene, andiamo! Aprendo la scatola si resta sempre colpiti dal perfetto packaging e di quanto il tutto sia studiato al millimetro per farci stare dentro il prodotto. Le istruzioni sono multilingua, anche in italiano stavolta. Troviamo le chiavi di montaggio e le spatole, un po' di filo per fare le prime prove con il logo Creality, ovviamente, il suo bel cavo di alimentazione Schuco. Ecco poi il kit per il montaggio del rullo, su cui ruota il filo da stampa. Questo è il guidafilo, particolarmente snodato, e la basetta dello schermo. Uno dei particolari più costosi della stampante è invece questo, l'hot end, dove si fonde e deposita il filo tramite un ugello, in questo caso di 0,4 mm di foro, e il sensore per il livellamento della testa. Lo schermo touchscreen con i suoi pratici agganci a clip e il suo connettore. E adesso il ponte premontato dell'asse Z, in cui troviamo due motori in tandem e una trasmissione con vite e cinghia. Già della corretta tensione. Questo invece è il piatto di stampa, con i movimenti X e Y, il livellamento ed il riscaldamento integrati. Finito, si passa al semplicissimo montaggio. Montiamo anzitutto l'hot end, alziamo l'asse Z a mano, ruotando i giunti elastici. Il montaggio avviene tramite 4 viti M3, niente di più facile, bisogna soltanto centrare un po' la testa e il tutto è già avvitato. Ruotiamo quindi il ponte e montiamo la clip per il passaggio dei cavi. Anche qui montaggio a baionetta molto facile. Nelle lamature che vedete si monta il ponte dell'asse Z tramite due viti per parte di tipo M5x50. Posizioniamo adesso il ponte per il montaggio. Avvitiamo le viti con le teste che entrano, come si vede, nelle lamature. E per sicurezza, tramite la mia squadretta da macchinista, controlliamo anche la verticalità del ponte. Non passando luce significa che è verticale. Montiamo quindi il supporto per lo schermo. Ho utilizzato un rialzo, diciamo così, da garage, per poi andare ad avvitare le viti a brugole. Montiamo il supporto del filo, tutto ad incastro di tipo rotativo. E con un clack, e che bello che è inserito, visto che ci sono connetto il cavo della presenza del filo. Montiamo adesso il cavo principale dell'hot end nella posizione indicata dallo scotch e agganciamo i due necessari connettori, piccoli ma precisi. Per asse Z non riuscivo a trovare il connettore, poi ho spostato la tavola ed ecco qui il cavo, nascosto sotto ad uno scotch telato. Una volta agganciato, ho riutilizzato il nastro di ottima qualità per posizionare il cavo. Togliamo il coperchietto e agganciamo i connettori dell'asse Z e la presenza del filo. Agganciamo il cavo dell'hot end usando le clip, quelle di tipo laterale, per tenerlo in posizione. Controllo che la tensione sia quella europea, cioè 220 V. Come ripetuto anche nel manuale. Installiamo quindi lo schermo con il suo montaggio a clip e andiamo con la prima accensione. Per prima cosa facciamo il livellamento. Si va su setting e la stampante comincia a scendere per andare a toccare il piatto. Una volta dato lo start, la stampante andrà a toccare 5 punti sul piatto memorizzando le altezze. Regolate le altezze per ogni punto, blocco e posiziono un foglio di carta. Questa è la prova del 9 che l'altezza dell'ugello è ok. Cosa da rifare per ogni punto? Selezioniamo la lingua italiana, visto che c'è.
Facciamo passare il filo con la bobina e lo inseriamo nell' hot end. Faccio entrare un po' di filo. Inseriamo la scheda con i G-code e via. Questa è la prima stampa, la nostra Benchy, cioè la famosa barchetta. La prima Benchy è venuta davvero bene. Ora costruiamo qualcosa di utile, che manca di sicuro nel mio laboratorio, e cioè un supporto per la lettura del micrometro. Costruiamo uno dei pezzi utilizzando un supporto per la stampa a sbalzo. Eliminiamo il supporto di stampa, anche con l'aiuto di una pinza. Stampo poi la base, con le stesse qualità di stampa. Proviamo quindi ad assemblarle. Tutto molto facile grazie alla vite M8 che si infila nello scasso. Inseriamo quindi il dado che va nello scasso stesso. Montiamo quindi il morsetto con il suo pomello M8. Prendo il mio fidato comparatore. Finalmente non servono più 4 mani per misurare un pezzo. Funziona molto bene e mi è piaciuto davvero tanto. Adesso proviamo davvero il materiale. Voglio fare uno degli ingranaggi per filettare del mio tornio. Provo a fare il più piccolo, perché se resiste lui, che è il più sollecitato, a maggior ragione resisteranno anche gli altri. Per prima cosa ho rilevato il modulo e stampato un pezzetto di prova della dentatura. Fatto ciò, mi sono disegnato la ruota dentata con SOLIDWORKS. Non è difficile disegnare la ruota, ma non è banale rilevare la dimensione interna del foro scanalato. Ho infatti dovuto ripetere le misure 4 volte. La paura era di stampare un oggetto da 1 ora e mezza per poi vedere che il pezzo stesso non entrava nell'albero scanalato. Per questo motivo mi sono stampato una dima per vedere se le mie misure erano corrette e come vedete sono perfette. Una stampante davvero molto molto precisa. Ho quindi stampato la ruota in PLA, ottenendo un gran bel risultato. Ho installato quindi la ruota nel mio tornio con il suo cilindro di blocco. Si parte con bassa velocità e sembra tutto ok. Visto che le ruote montate mi permettono già di filettare in pollici, ho deciso di fare una vite in pollici, cioè 5 sedicesimi di pollice a 18 filetti per pollice. Quindi non una vite metrica, ma una vite Whitworth, come vedete dal contafiletti. Tra l'altro le mie torrette portautensili hanno proprio quel tipo di vite. Imposto sul mio cambio Norton la leva C e la posizione 4 per fare 18 filetti per pollice. Innesto quindi la vite madre per poter filettare. Porto quindi il diametro esterno a 7,9 mm, come la vite in pollici che vi ho mostrato prima. Cambio l'utensile e faccio lo scarico per il filetto della filettatura. Coloro poi la parte da filettare con un liquido dal colore vivace. Inizio quindi a filettare con piccoli passaggi. Intanto la ruota di plastica è là che funziona. Testo quindi il filetto ed è venuto perfetto, come vedete, ed è in pollici. Ora voglio vedere se la ruota ha dei segni di usura. Ma come vedete, nessun segno di pressione o di usura, quindi risultato perfetto, veramente bello. Siamo alla fine anche di questo video, quindi che dire che mi sono divertito un casino. Con una macchina così si può fare veramente di tutto, anche perché il volume disponibile è 220x220 mm x 270, quindi potete fare anche degli oggetti enormi.
È una macchina facilissima da montare, è veramente ben fatta ed è anche molto facile da utilizzare perché basta premere play e si arrangia di tutto. Vi lascio quindi un link in descrizione dove potete trovare dei codici con degli sconti. Noi ci vediamo la prossima volta, non dimenticatevi di iscrivervi al mio canale e un grosso ciao da Abishop.